sono coricato per ore ormai. Sono le 5.35 e non c'è molto che io possa fare. Sai qual è la cosa peggiore della mia situazione? Sono nella stessa camera dei miei genitori. Loro stanno continuando a guardarmi e non posso aiutare i miei, ma posso solo guardare dietro e provare a non piangere o a urlare. I loro occhi sono fissi su di me e le loro bocche sono ampiamente aperte. C'è un forte odore di sangue e sono talmente paralizzato dalla paura. Ecco il problema. Nel momento in cui farò un qualsiasi cenno che dimostrerà che non sto più dormendo, sarò completamente fottuto e non c'è nessuno nelle vicinanze che può aiutarmi. Ho cercato di pensare a un modo per salvarmi, ma l'unica idea che ho avuto è stata correre verso la porta e uscire dalla porta principale e urlare per chiedere aiuto, sperando che qualche vicino possa aiutarmi. È rischioso, ma se rimango qui morirò sicuramente. Lui sta aspettando che io mi svegli e guardi il suo capolavoro. Ti starei chiedendo cosa sta succedendo. Delle volte vado troppo avanti con la storia. Circa 3 ore fa ho sentito urlare dall'altro lato della casa. Mi sono alzato e sono andato a controllare cos'era quel rumore prima di rendermi conto che dovevo andare in bagno. Ho cercato di convincermi di tornare a dormire, che era solo un qualche sogno veramente reale, lucido o qualcosa del genere. Ma ho sentito la porta della mia stanza aprirsi. Come un bambino terrorizzato, ho sbirciato da sotto le coperte per vedere che stava succedendo. Ho potuto vedere qualcosa trascinare i miei genitori morti nella stanza. Posso dirti che non era umano, era senza capelli, senza occhi e senza vestiti. Camminava come un cavernicolo, con la schiena piegata proprio perché trascinava i miei genitori. Ma questa cosa era molto più intelligente di un qualsiasi cavernicolo. Sapeva cosa stava facendo. Aveva puntellato mio padre sul bordo del letto, mettendolo in modo da farmelo guardare. Ha poi fatto sedere mia madre sulla sedia, posizionata in modo che potessi vederla meglio. Poi ha iniziato a sfregare le mani sui muri, imbrattandoli con il loro sangue e disegnando un cerchio con il pentacolo del diavolo all'interno. Questa cosa ha fatto ciò che probabilmente avrebbe chiamato un capolavoro. Per finire il tutto, ha scarabocchiato un messaggio sul muro che non ho potuto leggere nell'oscurità. Si è messo poi sotto il mio letto, aspettando di colpire. La parte più spaventosa è adesso. I miei occhi si sono abituati all'oscurità e posso leggere il messaggio sul muro. Non voglio guardarlo, perché è terrificante pensarci, ma sento che ho bisogno di leggerlo prima di essere ucciso. Ho sbirciato e ho letto il capolavoro della creatura. C'è scritto: so che sei sveglio.